Eccoci qua, amici della Muay Thai. Allora, questo è Andrea che ha appena Ciao a tutti. combattuto a Lupini sabato, forse chi ci segue lo sa. Allora, mi hanno chiesto alcuni ragazzi di parlare della disciplina, cioè veramente la domanda era un po' più articolata, cioè diceva, da quello che vediamo dai video, ci piace quello che dici, in realtà siamo spaventati dalla disciplina, cioè dal fatto che sei un po' una testa di cazzo, si vede dai video, non vorremmo che di persona sei più stronzo di quello che sembri. E quindi, visto che ho scelto Andrea come cavia, perché tra me, in collaborazione col suo maestro, che salutiamo, Gualtiero Pendolino, oltre a rompergli i coglioni sull'allenamento, lo stiamo massacrando anche Pigliando per il con culo proprio a livelli una storia clamorosi. di un fritto misto globale che ci lo sta perseguitando. Quindi Diventerà il nome di battaglia. quindi No, chi, gioco. chi, chi più di lui, meglio di lui. Allora, il discorso qual è? Intanto faccio una premessa, poi lascio parlare a lui. Intanto bisogna ammettere in maniera chiara, limpida e trasparente che effettivamente la disciplina è una cagatura di cazzo pesante, che io sono un cagacazzo pesante, abbastanza stronzo, più di quello che sembrano nei video. Quel punto focale è: questa disciplina è qualcuno che ti caga il cazzo, poi ha una sua utilità o no? Perché chi viene in un camp in Thailandia con un certo obiettivo deve perseguire il proprio obiettivo, a prescindere da quello. Questo è uno dei mezzi, cioè il fine giustifica i mezzi, questo è uno dei mezzi. Quindi questo mezzo poi in realtà dovete accettarlo per quanto rognoso e fetente che sia, perché è un mezzo che ci aiuta a fare in modo che voi raggiungiate i vostri obiettivi e noi anche, che quindi sono quelli di darvi della formazione. E quindi adesso lui parla in prima persona, perché non ne posso certamente parlare io in quanto lo vedo dalla parte opposta. Lui ne parla come vittima di questa disciplina, però ho fatto questa premessa perché è inutile girarci intorno. Cioè dire, ma state tranquilli che sì, una cosa sarebbe dire prendervi per il culo, dire delle cazzate. La disciplina c'è, la rottura di minchia c'è, stronzi siamo stronzi, e quindi il problema non persiste, quindi la domanda non c'è. La questione è: tutto questo poi serve a qualcosa o siamo stronzi e basta? E qui lascio rispondere a lui, e anche lascio rispondere se effettivamente, perché a noi pare di essere abbastanza stronzi, ma magari lui racconterà quello che ha provato sulla sua pelle. A te la parola. Allora, sì, disciplina potrebbe essere tranquillamente la parola chiave di questo, cioè letteralmente di questo camp, perché al di là del fatto che gli allenamenti sono pesanti, come probabilmente una persona che viene in Thailandia per la prima volta può trovare pesante l'allenamento in qualsivoglia camp, un po' per il clima, un po' per mille situazioni che sono diverse da quelle italiane. Però andando dritti al Tira sulle punto, mani che non si vede. andando dritti al punto, Stai facendo così, non lo dritti vedi. al punto, qua c'è qualcuno che la mattina ti viene a rompere il cazzo alle 6 e ti dice: coglione, svegliati e vai a correre. Negli altri camp, probabilmente, io ho l'esperienza di un altro camp soltanto, di cui non mi sembra il caso di fare il nome. Facciamo. Io non avevo voglia di allenarmi, avevo voglia di andare a fare un giro in città, a farmi i cazzi miei, 1, 2, 3 giorni di fila, nessuno veniva a bussarmi alla porta a dire: oh, ma allora che cosa stiamo facendo qua? Qui invece, se magari non ti presenti una mattina e ti presenti il pomeriggio, diciamo che la pausa può passare inosservata. Se però l'assenza è anche di un giorno soltanto, quindi vuol dire di due allenamenti, un allenamento al mattino, un allenamento al pomeriggio, si può stare certi che la sera prima di cena ti si becca e ti si chiede: ma perché cazzo non ti sei allenato oggi? E uno potrebbe dire: non ce l'ho voglia, che potrebbe anche essere legittimo, però nel momento in cui effettivamente Sai che te lo vengono a chiedere, sai che ti te lo inizia a vengono a girare i chiedere, ti coglioni. senti una merda anche perché Vabbè, dici: però adesso cazzo. il tema non stai uscendo fuori tema. Il punto non è questo. Chi mi ha chiesto sa che è così, ha già sentito dagli altri video questa cosa, sa che c'è disciplina. Il punto è:
questa disciplina rompe il cazzo. Quanto rompe il cazzo, quanto diventa antipatico, cioè la gente che è spaventata, a questa gente che è spaventata, tu cosa gli dici? Statevene a casa, o gli dici venite provate, e poi gli dici come l'hai provata tu, come l'hai vissuta? L'hai vissuta male, l'hai vissuta bene? Cioè, è questo che vogliono sapere, dicono ma non è che poi alla fine se io non sono così determinato è meglio che lascio stare perché poi diventa pesante per me reggere, perché la disciplina sanno che c'è, il punto è utile, il punto più importante, alla fine ti serve poi qualcosa la rottura di cazzo, due è riusciamo a sopportarla, questo che vogliono sapere i nostri ascoltatori. Allora, parto subito dicendo che sicuramente è utile, perché la disciplina sicuramente porta dei risultati, non è una frase fatta, nel senso che, ripeto, porto la mia esperienza personale, a me è stata concessa l'opportunità di combattere in uno stadio importante come Lumpini di Bangkok, a me Roberto non mi conosceva prima che arrivassi qui, si è un po' fidato anche di quello che magari può avergli, delle due informazioni che può avergli dato il mio maestro, ma comunque sì, se, sicuramente se non mi avessi visto, immagino sul pezzo, se io di mio non avessi seguito la disciplina che mi è stata richiesta e non mi fossi anche dato dell'autodisciplina, perché poi comunque uno ti può rompere il cazzo finché vuole. Ma come mi hai detto ieri, puoi portare il cammello alla fonte ma non puoi costringerlo a bere, quindi... È un antico proverbio arabo, non è che gli ho detto io. Quindi, allora, sì, la disciplina serve ed è sopportabile nella misura in cui qualcuno la reputa utile ed è disposto a sopportarla, credo. Quindi se qualcuno vuole venire qui e magari non ha mai affrontato degli allenamenti, non ha mai affrontato un regime di allenamento così intenso, io personalmente dico sì, è sopportabile. È sopportabile chiaramente alla condizione che uno è disposto a mettersi in gioco. Una persona deve avere degli obiettivi. A chi consigli di non venire? Allora, facciamo prima a chi consigli di venire. Consiglio di venire a chi ha davvero voglia di mettersi in gioco, a chi ha davvero voglia di provare l'esperienza di essere un Akmuay, consapevole del fatto che sia una vita di merda, come è stato detto in qualche altro video, perché è una vita di merda, oggettivamente. Non è divertente perché non è divertente. Non esci la sera perché non esci la sera, non fai un cazzo. Non esci neanche di giorno. Non esci neanche di giorno perché dormi. Quindi, allora, è una vita che può fare chi è disposto a sacrificarsi un attimino e, ripeto, a mettersi in gioco e ad amare questo sport. Che allora, chi vuole venire qua e ha paura di questo, tu cosa gli dici? C'è da aver paura o c'è da aver paura di non essere poi di essere trattati male, quindi magari di risultare, perché forse la paura credo che sia quella magari di essere trattati male, allora quindi cazzo, se poi non faccio quello che devo fare mi trattano male, mi mettono in imbarazzo, eccetera. Questo può succedere o no? No, mettere in imbarazzo assolutamente no, però aspettatevi sicuramente che qualcuno, se non vi presentate agli allenamenti, viene a chiedere perché cazzo non vi siete presentati, perché giustamente vi farà la domanda, siete venuti qua per allenarvi, se non vi allenate che cazzo siete qua a fare? Quindi sì, è sicuramente la Sebe Muay Thai è sicuramente un posto adattissimo delle persone che sono disposte a mettersi in gioco. Questo non dipende dal livello e dalla bravura che avete raggiunto precedentemente in questo sport, ma è una questione di volontà. Se avete una volontà che vacilla, sappiate che dovete metterla in gioco. Beh, forse proprio perché hanno una volontà che vacilla è più utile, perché chi ha un'autodisciplina alla fine può andare dovunque, tanto se lo impone lui che la mattina deve alzarsi, che deve fare certo allenamento, chi cazzo lo fa? Forse è proprio chi ha una volontà che vacilla, però il punto è, chi ha una volontà che vacilla, questo spingerlo può essere utile, l'hai già detto, ma
devono averne paura di questo o comunque, cioè, tutto sommato siamo stronzi, ma alla fine ci si ragiona sulle cose, alla eccetera. Questo che proprio vogliono, dicono, ma alla fine non so se... se siete poi, se così dai tuoi video si vede che sei un po' stronzo, un po' rigido, alla fine chissà se ci conviene, ci conviene, se riusciamo perché tante volte insomma abbiamo il timore di dire, ma magari parliamo lì per farci trattare male e basta, cioè niente. No, assolutamente no, però aspettatevi un ambiente schietto, ecco. Questo sì, secondo me è da sottolineare ed è anche un valore aggiunto, perché comunque non è, è un ambiente schietto, nel senso che quello che lui se mi deve dire che sto facendo una cosa e la sto facendo di merda, mi dice che la sto facendo di merda, io ci rimango di merda lì per lì, perché dico, cazzo, sono qua che mi sto impegnando come un cane. E ti dico, calci da schifo. Fai cagare, ti viene detto, fai calci di merda, va bene, calcio di merda, alla fine sta al singolo non prendersela e cercare di lavorare sul commento, che non è un commento negativo, anzi, il contrario, è un commento costruttivo. Bravo, sei arrivato al punto, è quello che credo che volessero sapere. Quindi, come... Diventa poco costruttivo, anzi diventa incredibilmente negativo nella misura in cui uno se la prende, ok? Se la prende sul personale. A me è stato detto 2 ore fa, tuo diretto destro fa cagare. È vero, cioè nel senso, se poi sto lì a pensarci, fa cagare, che cazzo devo fare, che cacchio faccio? Cerco di migliorarlo. Ci abbiamo lavorato, no? Ci lavoriamo, abbiamo ci lavoreremo. Poi che poi lavoriamo. Non è neanche così, perché magari la gente non è che il suo diretto fa cagare. Per quello che il lavoro che dobbiamo fare noi con i thailandesi non è il diretto che dobbiamo portare. E allora, quindi, questo che sta dicendo lui, penso che sia chiaro adesso il punto. Dall'altra parte, ragazzi, tenete presente, io ve lo dico sempre, ma provate, perché tanti ragazzi che ho mandato, con cui ho avuto da dire, l'ho cacciati fuori da qua, perché a volte mi incazzo e quando c'è mancanza di rispetto, eccetera, io dico, provate ad andare nei camp Thai. Allora, il punto qual è? Che se vi fa piacere sentirvi dire good, very good my friends, you satong, you very good, ce n'è tanti di quei, anche i miei, se volete glielo dico di dirvelo, ve lo dicono senza problemi. Il problema è che io gli dico il contrario, se good è good, se non è good non è good, dovete dire a tutti, a Carlo, a Mattias, chiunque viene qua, se sbaglia una cosa, cazziatone, perché io ho imparato così, cioè poco da fare. Una volta quando si arrivava in Thailandia, io la prima volta che sono in Thailandia avevo 19 anni, sono 54, i Falun non se li cacava nessuno, non sapevano che fosse una fonte di guadagno, non ti accettavano forse neanche nei campi, però se ti dicevano fai schifo al cazzo, saltè, dicevano la verità. Poi hanno capito che si facevano soldi e hanno iniziato a dire you satong, you very good, you my friend, offrimi la birra e tu sei, va bene. E quindi questo noi diciamo, cioè io cerco di dirti la verità, perché dicendoti la verità ti faccio anche magari incazzare sul momento e tutto, però ci dobbiamo poi lavorare. E quindi quello che diceva lui è quello, ed è probabilmente quello che avete intuito magari dai video, che magari a uno viene a fare calci di merda, fai una cosa, uno magari si sentiva, cazzo, io sono nel mio paese, sono minchia il più forte di tutte le palestre della zona, di bla bla bla, minchia arrivo qua e mi dicono che calcio di merda, come cazzo è possibile, oppure convinto, c'è gente che è arrivata qua che dice, ah, io in clinch sono fortissimo, si è messo sotto la prima volta, ha pulito il ring 2 o 3 volte e ha capito che doveva impararlo il clinch, che ancora non aveva capito un cazzo sul clinch. Quindi questa è una sensazione che lui ha focalizzato adesso in questa ultima parte del video. Approfondiamo meglio, cioè qual è cosa provi quando ti vengono dette queste cose, sul momento cosa provi, è questo, è di stimolo o ti appiattisce? Allora, io personalmente... Guarda lì, se no ti dicono questo qua, se qua non ci caga. No, raga, non sono ritardato. Comunque, allora sì, per me è di stimolo, nel senso che magari sono convinto io di fare una cosa bene, però io non ho l'obiettività di vederla dall'esterno. Così come durante un match tu puoi essere convinto di aver fatto il round della Madonna, torni all'angolo e ti dicono hai perso il round e tu ci rimani.
Se uno ti spiega poi perché il round l'hai perso o perché una cosa non la stai facendo bene, tu hai la possibilità di ragionare su te stesso, di ragionare sul che cosa hai fatto di sbagliato durante quel determinato round e non farlo nel successivo, del perché il pugno, il calcio, la ginocchiata, la stai... Io è un mese che non capisco come si fa la ginocchia. È un mese che me la stanno facendo rifare in loop tutti i giorni, la sbaglio tutti i giorni, però poi arriverò a farla decentemente. Adesso non ci sono ancora arrivato. Però quando te lo dicono, qual è la sensazione e come riesci ad andare avanti e non abbatterti? Allora, non nascondo che ogni tanto mi sento un coglione, perché dici, cazzo, cioè nel giro di un mese tu non hai ancora capito come cazzo spira sta gente benedetta e ginocchiamo. Poi però magari ne tiro 10, su 10, cioè Roberto o Mattias, che le guarda tutte 10, a un certo punto sento, oh, questa è la settima, in 20 anni. Tu se hai un minimo di... se sei concentrato in quel momento, hai un riscontro, tirate 9 a cazzo, 1 bene. Ti devi concentrare su quella che hai tirato bene. Poi va. Probabilmente sbaglierete ancora migliaia di volte. Però dovete avere la... uno, dovete darvi il vostro tempo, perché comunque voi, evidentemente la ginocchiata è un colpo che io non ho nelle mie corde. Non sarà mai il colpo con cui io metterò KO qualcuno. Ah, chi lo sa. Per il momento. Quindi, qual è il punto? Il punto è non prendersela. Una critica, per quanto magari detta in maniera malo modo, tra molte virgolette, in maniera schietta, perché alla fine è questa la caratteristica sua, in modo particolare, è una critica che mira ad essere costruttiva, una critica che mira a far migliorare. Credo che da quando sono arrivato qua, porto sempre un altro mio esempio, un altro colpo, il medio destro. All'inizio era un sì ma no. Sì, la tecnica può andare bene, ma non tiri abbastanza sull'anca. Adesso questa critica, qualche settimana che sento che non viene fatta più, credo finalmente di aver raggiunto il mio scopo, di tirare su sta benedetta anca come si deve quando calcio destro. Quindi hai introdotto un altro tema. Se non ti dicono un cazzo, perché non ti dicono bravo, vuol dire che vai bene. Quindi al contrario, gli altri, no, che ti dicono good, very good, se non ti dicono un cazzo vai bene, se vai male ti cazziano. Esatto, esatto, perché comunque il concetto anche, cioè il concetto, un altro dei... Ok, questo aiuta, abbiamo detto il punto, sei arrivato. Adesso mi devi dire che l'unico punto che non abbiamo ancora detto chiaro a chi ci ascolta. Tutto questo, che è effettivamente un po' una situazione abbastanza di merda, perché se vai bene non ti dicono niente, se vai male ti cazziano. Tutto questo, chi deve... aiuta o no? Aiuta, perché tornando indietro un passo, i vari camp thailandesi ti dicono sei bravissimo, sei super forte, il tuo calcio è più forte del portiere. Leng! Non è di certo il contesto, il modo che aiuta l'individuo a migliorare. Nel momento in cui magari ti viene detto anche troppo, uno si convince, si siede sugli allori, ok? Magari è vero, magari uno è davvero molto bravo, è davvero molto forte. Poi se adesso lui prende una sveglia e dice, porco Dio, come cazzo, ma io non ero più forte di tutti. No, non eri più e forte. Poi ti dicono, tutti, no problem, next time, no problem. Il fatto è che davvero... Allora, dai un ultimo consiglio, sei stato chiaro anche in questo, hai detto la cosa, hai chiarito l'argomento. Adesso dai un ultimo consiglio a chi è lì per decidere, statevene a casa oppure... No, venite, se avete voglia di migliorare in maniera considerevole, venite. Se non siete troppo... auto... Se non siete dei permalosi del cazzo, esatto, volevo tanto. E se siete permalosi e volete venire lo stesso, vabbè, vi dovrete adattare. Vi prenderete male i primi 3 giorni e poi ci farete il caso. Credo che sia più o meno questo.
Va bene, allora amici della Muay Thai, iscrivetevi al mio canale, seguite Andrea che appena iniziato, appena fatto il primo match, lo trovate su Instagram con un nome strano e irripetibile, Gross Gig, non è frotto, ma adesso aprirà un altro Instagram. Sì, come Gross? Grosciritte. E adesso però ho sentito dal suo maestro, mi ha detto in via confidenziale che aprirà un nuovo Instagram con Fritto Misto Globale, quindi sì, appena lo aprirà mi raccomando piombatevi a seguirlo. Anche il mio nome da battaglia in thailandese, il nome da battaglia è Pla Pad Ruan, che dal prossimo mese si chiamerà Fritto Misto Globale Seven Muay Thai. Questo non ho ancora mangiato il fritto misto, per volere del suo maestro che ci tiene particolarmente, e per lui perché ama il Fritto Misto Globale. Va bene, ragazzi, iscrivetevi al mio canale, non fate gli stronzi, non ascoltate solo i video e poi basta. Ascoltate i video, cliccate sotto e iscrivetevi al canale. Non so se ho messo da fare per iscriversi perché non sono capace, ma se non sono capace ve lo cercate, andate sotto e mettete iscrivetevi. Bella, fate i bravi, viva la Muay Thai, ciao!